In una città tra strisce gialle e strisce blu, quelle bianche non ci sono più. Eccoci da Yuri, l'angolo della fantasia e anche del relax. Ciao. Possiamo definirlo così il tuo negozio? Esattamente. Senti, ma com'è nata questa passione per i fumetti giapponesi? Sin da piccolo ho sempre guardato i cartoni animati giapponesi in televisione. Mi sono appassionato a tutte le serie storiche degli anni 80, come Goldrake, Mazinga Z, per poi arrivare a fine anni 80, primi anni 90 con Kenny Guerriero e i Cavalieri dello Zodiaco. E poi ho scoperto che dai primi anni 90 i cartoni animati giapponesi si potevano trovare come fumetti nelle edicole. Ho iniziato ad acquistarne alcuni. Ho scoperto che nel nord Italia esistevano dei negozi specializzati dove poterli acquistare e nel 99 tentai l'avventura di aprirne uno, io di negozio qui a Lecce. E grazie a Dio è andato tutto bene e a maggio di quest'anno ho festeggiato 10 anni di attività. Insomma, Topolino non ti piace? Topolino a me piace, però chiaramente piaceva da bambino. Da adulto è improponibile leggere Topolino. A meno che non hai una grandissima passione per questo personaggio, ma decisamente è più, per i miei gusti, bello andare a leggere un'avventura adulta. In un'epoca sempre più virtuale, dove tutto è videogioco ormai, chi è il tuo cliente tipo? Dare a un cliente una definizione particolare non è possibile. Io ho svariati tipi di clienti, ma sicuramente il tipo comune è che sono appassionati alla lettura di storie fantastiche e anche a volte storie reali, ma sempre illustrate. Ho clienti che hanno oltre 50 anni e clienti che sono minori di 10 anni. Qual è il fumetto al momento più in voga? Quello che ha la più alta vendita nel mio negozio è sicuramente One Piece, fumetto da cui è stato tratto il cartone animato che va su Italia 1 chiamato All'Arrembaggio, seguito a ruota da Naruto, l'Uomo Ragno, eccetera eccetera. Insomma, i tempi di Goldrake, Heidi e Remy sono lontani. È sbagliatissimo quello che ho detto, perché Goldrake è un fumetto chiuso negli anni 70, non è come un fumetto italiano. Nonostante siano passati 10, 15, 20, 50 anni come Tex continua a uscire. In Giappone un fumetto ha un inizio e una fine. Una volta che è finito, l'autore passa ad altri tipi di fumetti. Questo solo in Giappone. Qui invece ha un inizio e non c'è mai la fine.